Durante gli scavi propedeutici alla rete fognaria che dovrà essere installata all'interno di Piazza Andrea Costa, c'è stato un ulteriore ritrovamento per quanto riguarda un edificio di età romana, un edificio che all'interno contiene due vani con due pavimentazioni diverse. Una pavimentazione in opus picatum, quindi praticamente è in terracotta e lavorata a spina di pesce, preziosissima, ed un'altra nel vano invece vicino, con una lunghezza che appunto ha una lunghezza di 8 metri, dove all'interno, al centro, contiene il pozzo, che è stato invece realizzato in un tempo sicuramente più vicino ai nostri, quindi più moderno, ed è in quel caso la pavimentazione sempre di epoca romana, è una pavimentazione a mosaico con delle lavorazioni appunto di pietre bianche e nere incastonate. Chiaramente tutto questo continua a portare alla luce dei ritrovamenti importanti, motivo per cui si faranno anche delle valutazioni rispetto alla pavimentazione nei prossimi giorni. Di fianco ad uno di questi vani è stata anche ritrovata una sepoltura ad inumazione di epoca medioevale, di possibile epoca medioevale, che proprio ieri è stata rimossa dal terreno, perché sono sepolture che rimangono un po' invece in una quota più elevata e quindi hanno la necessità di essere sicuramente salvaguardate. Sono tutti tasselli importantissimi che ci aiutano a ricostruire quella che è la nostra storia romana e a ricostruire quella che era la città della Fano romana. Va in linea esattamente con il progetto di carta archeologica che stiamo realizzando in collaborazione con la Sovrintendenza, Università di Urbino, Università Politecnica delle Marche e Centro Studi Vitruviani. Finalmente, dopo 2 anni, anche quel progetto di convenzione vedrà la luce. Siamo quasi arrivati e sarà importante avere un progetto di questo tipo proprio per valorizzare questi scavi e questi resti. Dovremo decidere come poter dare maggior visibilità e importanza a quanto ritrovato, ma soprattutto cosa ci aspetterà poi negli scavi successivi. Non vediamo l'ora di proseguire i lavori in Piazza Andrea Costa per scoprirlo.